benvenuti ad una nuova creazione nel mondo di uncinetta. Nel video di oggi andiamo a realizzare questa bellissima mattonella a forma di rombo con la lavorazione granny. Non sto qui a spiegarvi che cos'è la lavorazione granny, come si segue, vi rimando tutto ad un altro tutorial che ho fatto dove appunto do spiegazioni di questo tipo di lavorazione. Vi metto il link nelle schede e nella descrizione. Seguitemi in questo tutorial perché ci sono alcuni passaggi fondamentali in modo che bisogna assolutamente fare per poter ottenere questo tipo di lavoro. Questa ho realizzato questa multicolor e ne ho realizzata un'altra tutta di un colore. Facciamo un cerchio magico, passiamo il lavoro con una catenella, facciamo un'altra catenella, eseguiamo una maglia alta, una doppia maglia alta. Mezza maglia alta, una maglia alta, una doppia maglia alta. Maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta. Tiriamo il filo e andiamo a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla seconda catenella eseguita a inizio giro. Facciamo forma, però ci siamo quasi. Tagliamo il filo,
siamo qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle, quindi abbiamo un archetto più ampio. Facciamo 3 catenelle di alzata. All'interno di questo arco facciamo 2 maglie alte. Catenelle, 3 maglie alte. Adesso andiamo a lavorare in questo archetto dove nel giro precedente avevamo fatto quella sequenza di doppia maglia alta, maglia alta e mezza maglia alta, e le avevamo separate da una catenella. Quindi in questo archetto qui andiamo a fare 3 maglie alte. Sempre all'interno dello stesso archetto. Ora andiamo nell'archetto che abbiamo fatto 3 catenelle ed eseguiamo 3 maglie alte. All'interno sempre di questo arco facciamo altre 3 maglie alte. Che abbiamo fatto, vi ricordate, nel giro precedente, e eseguiamo 3 maglie alte. Andiamo a chiudere qui la catenella eseguita inizio giro, sulla terza catenella eseguita inizio giro con una maglia bassissima.
fratenelle. Due maglie alte. E 5 catenelle. E adesso eseguiamo 3 maglie alte sempre all'interno dello stesso arco. Continuiamo la lavorazione granny, quindi 3 maglie alte all'interno dello stesso archetto. Qui nell'angolo laterale andiamo a fare 3 maglie alte. Catenelle. Tre maglie alte all'interno dello stesso arco. Con la lavorazione granny, 3 maglie alte. E qui nell'arco sarebbe il nostro archetto inferiore, andiamo a lavorare 3 maglie alte. Tre maglie alte. Continuiamo con la lavorazione granny. Qui 3 maglie alte. E infine qui nell'angolo laterale andiamo a fare 3 maglie alte. Tre catenelle. Tre maglie alte all'interno dello stesso arco. Thank you.
l'arto archite e eseguiamo 3 maglie alte. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima, puntando sull'uncinetto nella terza catenella eseguita a inizio giro. 1, 2 e 3. Adesso ci fermiamo, abbiamo fatto 3 giri. Questi 3 giri sono i giri base che vanno a dare la forma alla nostra mattonella. Se volete la mattonella più grande potete continuare eseguendo la stessa sequenza del terzo giro, ossia negli angoli laterali andate ad eseguire 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, sia qui che qui. Invece nei nostri angoli, l'angolo superiore e l'angolo inferiore, andate ad eseguire 3 maglie alte, 5 catenelle, 3 maglie alte. Poi sugli archetti che vi si presentano, in questo caso qui e qui ad esempio, oppure qui e qui, insomma quelli del giro successivo, andate ad eseguire la solita lavorazione granny, ossia 3 maglie alte. Ecco qui la nostra mattonella terminata. Io vi ringrazio per aver guardato il video e vi aspetto al prossimo tutorial.